Domenico Ceci, presidente Piccola Industria Confindustria Macerata. Qual è il ruolo di Confindustria Macerata per promuovere il processo dell'industria 4.0? Il ruolo di Confindustria Macerata è quello di cercare di far capire agli imprenditori le grandi opportunità che ci vengono offerte. Può sembrare un controsenso nella industria maceratese e marchigiana in genere, molto manufatturiera, una iniziativa di questo genere, però noi la possiamo vedere come un collegamento fra quello che è la tradizione e l'evoluzione tecnologica che c'è dietro. Per cui stiamo cercando di inculcare negli imprenditori questa nuova mentalità, che sì è un'innovazione tecnologica, ma principalmente deve essere un'innovazione culturale. A questo incontro, che è il secondo che abbiamo effettuato, ne seguiranno altri, perché cerchiamo proprio di arrivare a un completamento di questo percorso. Chiara Ercoli, presidente del terziario innovativo Confindustria Macerata. Qual è l'importanza dell'industria 4.0 per le imprese? Il 4.0 per le imprese rappresenta oggi una sfida per poter alzare lo sguardo e rivolgersi all'internazionalizzazione e all'innovazione avanzata. Questo significa poter aprire i propri mercati all'estero e poter esportare quella conoscenza che le nostre piccole e medie imprese rappresentano a livello di prodotto, di cultura del fare, verso mercati più ampi, verso nuovi mercati che ci permettono di estendere le nostre aziende e farle diventare grandi. Per fare questo necessariamente c'è bisogno di uno sforzo innovativo che guarda l'impresa a 360 gradi, e questo sforzo innovativo ci deve permettere di gestire e ottimizzare i nostri processi aziendali per poter essere competitivi a livello internazionale. Il 4.0 è un elemento fondamentale per poter rivedere i nostri processi di business a fronte di questa sfida. Professor Maffè, questo è un processo molto complesso, è un cambio, come diceva il presidente Ceci, di mentalità, un cambio culturale. Quale strategia può essere messa in atto per aiutare le imprese ad attuarlo? Per andare verso il 4.0 bisogna fare almeno 4 passi. Il primo passo è quello delle persone, il secondo è quello dei processi, il terzo è quello delle provvigioni governative, quindi dei finanziamenti, e l'ultimo è quello dei piani. Sono 4 P che sono importanti per gli imprenditori. Il primo è più importante, quello delle persone, della cultura, delle competenze. Senza sangue nuovo, cultura nuova, non si comprano macchinari che funzionano da soli. Il secondo è quello dei processi. Il 4.0 non è un semplice efficientamento industriale, è una grande sfida di apertura, di scambio dati, di interoperabilità con la filiera, col sistema finanziario. Provvigioni, certo, la parte di beneficio fiscale è importante, ma non deve essere l'unico motivo, neanche il principale. È un modo per ripensare alla strategia di impresa, e quindi si viene al quarto punto. Il 4.0 è l'inizio di un percorso lunghissimo che porta le imprese verso l'Europa, verso le value chain globali. Questo è il tema che sta sul tavolo degli imprenditori, quindi una sfida brevissima, perché quest'anno le decisioni vanno prese, ma il primo passo di un lungo viaggio. Professor Fuggetta, in che consiste il cambio di paradigma in questo processo dell'industria 4.0? Cambiare paradigma vuol dire che cambia tutta l'azienda, a partire dalla concezione dei prodotti e servizi. Grazie alle tecnologie digitali possiamo concepire nuovi prodotti in tutti i settori del Made in Italy e da questi avere quindi nuovi servizi, e di conseguenza un'azienda diversa, perché deve essere capace di progettare nuovi prodotti, di erogare nuovi servizi, di funzionare in maniera diversa nei rapporti con tutta la filiera produttiva e con tutti i suoi clienti. Quindi per questo è un cambio di paradigma, perché è necessaria una trasformazione a volte proprio radicale del DNA dell'impresa, per tener conto delle sfide e delle grandissime opportunità che sono offerte dalle tecnologie digitali.